Sono 526 migranti e c'è purtroppo un cadavere, ci sono 36 donne, 82 minori e vengono tutti dai paesi africani. Sono arrivati con questa nave appunto militare spagnola e noi le stiamo facendo, qui al molo gli stiamo dando il bene di prima necessità, un primo triage che viene fatto dall'USMAF. Ora le porteremo alla tenda struttura dove verranno rifocillate e daremo altro mangiare, altra assistenza sanitaria e riconoscimento da parte dell'autorità pubblica.